incisiva, come si dice, morte due vita mia, non è che tu mi hai detto di meno, mi hai detto d'ammazzo, che qualcuno ha trovato i brillanti, ha visto, c'ha nel portazucchero 7 anni di carcere, incensurato perché la notte ha detto, l'ho visto io mentre piava misura nella banca e tutto. Quindi ti ammazzo, non mi ammazzi, se da piancortella ci vuoi, ammazzare io. E mentre camminavo mi sono domandato da solo, ammazza, hai fatto 22 anni, hai fatto, sembrava che stava a parlare con un'altra persona. Perché dico che ne so, sì, mi ammazza davvero. Cari amici di Scuola di Botte, oggi uno speciale, speciale Tufello con Tommaso Marsella, perché Tommaso Marsella è uno dei personaggi più emblematici, Tufello, Valmelaina, ma anche più emblematici dei nostri video. Siccome c'ha tanta esperienza e tanta gente mi ha chiesto, ma perché non ci fai raccontare a Tommaso qualche storia, delle esperienze, eccetera, noi oggi l'abbiamo placcato e gli abbiamo chiesto, Tommaso, rimani con noi e ci racconti qualcosa. Faremo delle domande a zio, parleremo anche di cose forti. Avvisiamo le persone che comunque saranno argomenti che tratteranno criminalità, condanne, perciò e noi e poi fate i moralisti, no, però raga, se vi interessa rimanete, se no vi prendete il caminetto, vi scalate le salsicce e vi mettete tra gli Questi qui sono i bancali che io passo davanti al mercato nostro qui a Tufello, a Piazza degli Ugani, come vedo un bancale, ovvio, lo porto qui, il presidente, c'è il seghetto, come definisco magico, un seghetto che mi fa tutti i pezzetti. Allora ho detto, tanto quello non costa una lira, solo sti 100 metri a piedi, che mo piano piano prima camminavo come i lumachi, così, o tipo un robot proprio d'acciaio pesante, e adesso mi incollo. Ci ha fatto allenamento praticamente. E no, dovrei migliorare perché, parlamese chiaro, io un mese che sto bene, mi recupero, quindi mi insegnano tutti, chi se ne intende un po' di psicologia e non solo, a gente prima di tutte le condizioni che stavo io, sono morti sulle panchine perché non si sono mai ripresi. Io ho un po' girato mezzo a Roma ultimamente, prima periferia, invece ultimamente Piazza di Spagna, Portavia, Fontana di Trevi, perché stavo così, mezzo sbandato, dico dove vado. Ma quando sei uscito eri un po' sbandato in pratica? No, io a dire la verità quando sono uscito bene. Solo che l'ultima carcerazione, ho fatto 22 anni, non è che ho 22 mesi, e me la sono cavata perché ero un potenziale giocatore da piccolo e passava il tempo. Io ho giocato fino a 10 anni fa, giocavo con quelli dei 20 anni. Io ero arrivato a un punto nel 63 che io sì ero bravi, ma gli altri giocavano pure, che noi siamo insomma una zona dei mezzi giocatori. Giancarlo Oddi ha vinto lo scudetto con la Lazio, si allenava a me, Maselli mi ha fatto mezza Italia, Brescia e non solo. Il tuo primo reato, cioè a 18 anni, come nasce zio Tommaso? Beh, prima del reato zio Tommaso nasce di la potenziale attività di calciatore, e passavo in piazza dove siamo passati pure l'altro giorno, la famosa grippe da che mi è rimasta impressa, e lì ci stavano la gente, quelli più grandi di me dell'epoca, che erano i cosiddetti, come ho definito io, i briganti, perché essere ladro significa una cosa precisa, invece il brigante lavorava un po' sui generi. Lavorava, andava al cantiere, truffava, se c'era dal bar, rubava al cantiere la prima volta, perché non era uno, all'epoca andava ai parioli, rubavano i morsetti che davano 500 lire a morsetto, all'epoca non era come adesso, pure da qui a Navostia
trovavi 3-4 mezze montagnette che erano un minimo 2-3 mila morsetti, allora lì ci arrangiavamo così e cominciavamo. Quindi ho cominciato così e poi mano a mano ormai ti sei aggregato con noi questi cosiddetti briganti. Un tallene più lascia per da aranciata qui, sennò pare pure brutta la pasta della gente, e insomma se mi veniva un po' si arrabbiava, ci rimanevano male, come per dire che un po' far serio, come certo. Noi siamo tutti come Gasperino il carbonaro, te che può fare il marchese del grillo, quindi bevi da, vabbè dammi un goccetto. Chiaro, quindi sono stato condizionato così e da lì abbiamo cominciato a bevicchiare così e voi facevate rapire, droga, che fa, di cosa vi occupavate? No, beh, 68 ancora piccoli ladri, ok, quindi noi subito dopo il 70, quindi 72-73, e quindi dai cosiddetti morsetti siamo passati ai furti, quindi il furto quando vai a far tufello che la gente non ce l'ha neanche da mangiare, quindi ci stavano quegli esperti come quelli anziani nostri dell'epoca, dice guarda che dovete andare qui e quindi soprattutto era città dei varioli, quindi va lì minimo c'è da... Hai capito, i varioli? I famosi varioli! Da Piazza di Clinton su, c'è stato, ci sono passato un po' di volte. E quindi trovai la classica pelliccia di misune che c'erano tutti, qualche leopardino, qualche cosa, e all'epoca, adesso non so perché non ho fatti più sui lavori, si trovavano i soldi da 700-800 mila lire, abbiamo trovato pure 2-3 milioni tutti insieme dentro le scatole delle scarpe, sotto di Mappiano Terra. Ci mettevano un'altra 4-5 scatole sopra, siete che c'avevano l'idea che erano. Che erano sicure, tu metti nelle scatole le scarpe, che c'è controllo. No, perché apri scarpa, facile che sotto manco ci arrivavi. E quindi si trovava dei sordini, dai 100 ai 200 mila lire, qualche volta qualche milioncino, 2-3 etti d'oro. Quindi noi all'epoca, guadagno facile, spesa facile. Quindi noi quando rubavamo così andavamo sempre minimo in 2-3, questi milioncini ci duravano una mesata, perché vai a Arnette Grette a 18 anni. Te li sperperavi poi, cioè li si affabbrava no, bella vita. All'epoca o spumante o champagne, Mosciandò e Don Perignon che facevano alla grande, poi sono usciti altri tipi di bottiglie. Però Mosciandò e Don Perignon c'erano quelle, io ho sempre chiamato entre russe, che lavoravano lì, loro andavano a tappi, cioè a tappo significava il tappo della bottiglia, quindi la bottiglia all'epoca costava 25.000 lire, quindi ci andavamo noi, tra virgolette, poveri ladri, e ci andava un asis addirittura, quindi incontravi quello, il malfattore come me e il miliardario, doppio petto, tipo principe di Galles, che ne è che poteva, chi a parte non te facevano entrare chi jeans, e ci stavano quei clienti abituali che andavano al locale all'improvviso di sera, e più i clienti abituali che erano più o meno una vicina, che tu non avessi provvisto da giacca, se non si entrava, andavano lì e ti dicevano guarda c'è Tommaso con tizio, dice Tommaso e Fabio, che c'hanno, non so da dove vengono, sanno che i pantaloni e la camicia. Dice dagli la giacca, cioè, e ci faceva entrare. E quindi un po' si guadagnavano, tra virgolette, si rubavano per più che guadagnavano, questi soldi, e si ammaravano. Perché all'epoca, oggi è un po' cambiato, però all'epoca eravamo sempre minimo una ventina in piazza tra a Passatelli, imbriachi e il povero. Navi lì un gruppo, 5 persone. Te ne accorgevi se c'aveva una disponibilità di soldi o no, se te regolavi delle bottiglie, una birra massima due, non c'hanno un soldo. Qui capitava pure a me, perché si andava a giro, quindi io andavo da Cosimo, andavo lì quant'erano, 10 persone, 20 birre, vai, manna,
incontri quello e ti bire, incontri quell'altro che era un espediente, era vero, non era vero, o facevano per fare i belli Antoni penna rimorchia, o sai, c'è arrivata la bolletta del gas, mia madre c'è lì, sì, non mi c'è staccata la luce, vabbè, quanto quanta stanno a fare i belli, stanno a fare 20.000 lire, piavi se 20 e gli dai da così non lo dico. Ma da vedo senza lode, sempre a quel livello, con qua condizioni, io stavo, tra virgolette, che bisognosi, da una parte qualche drogato, io andavo da Cosimo, ogni sabato gli portavo i soldi, 500-550 a settimana. Porca miseria, lo sai perché lo ricordo? Perché con un amichetto fa, andiamo dentro, dico dammi una birra, beva la birra, lui se viene un'altra cosa, di che fammi il conto. Quello che sta con me dice, moglie chiede 300 lire, che ne so, fa così. 500.000 lire. Mi dà il biglietto, 500.000 lire. Dice, che cosa 500.000 lire una birra? Dice, no, so le faccende di tutta la settimana. Giusto così, da mia famiglia femmina di Albisi. Ci sempre rispettato, sempre rispettati, eh. E andiamo a mangiare tutt'oggi che te sei rimasto ai sesterzi. Io parlo dell'euro. Cioè i compagni nostri, i fratelli dei figli, no? Andiamo a mangiare e mangiamo tutta la settimana che e poi ogni settimana così funziona. Passi e paghi pegno, capito dire? Perché così deve essere, che rispetto per primo, per prima persona, per chi lavora. Che te va a cortesia e sì, a mangiare tutto quanto che è, non perché sei mala vita. Allora, la mala vita, cioè la parola stessa, mala vita, cioè è proprio il male della vita che si stiamo a fare, e questa è mala vita. La mala vita non è quello che la mala vita è quello che abbiamo sofferto, mala vita. Da rispettare, perché c'è gente che va a mangiare ai ristoranti e fa e mandino, in pago, no, così, non è così che funziona. Certo, giusto. È sempre stato rispettato questo ristorante famoso che sta di zio, è sempre quello che loro ci hanno rispettato a noi, e proprio per questo motivo che ci tenga di nota, capito? Rispetto per chi lavora, prima cosa. Franchino è criminale. Io ci siamo in carcere insieme. Che tipo era? Beh, veniva dalla Francia, era un po' malavitoso, nel senso che veniva da Marsiglia, quindi a Roma si dice mi è combroso, se te a uno come stava, dico Fabio, gli dici la smetti, la falla finita così, lui non c'aveva un grande fisico, non sì, arrivava al peso leggero, se lo pesavamo, sì. E quindi si difendeva sempre col famoso coltellino, come per dire, mi sono fatto un nome, pure uno più grosso. Che io la menà faceva così, insomma, non è che ci hanno tutti coraggio a far botte con uno che è armato, e poi abusava di questo. E baby, guarda, mi racconto una poesia che tu l'ha scritto la mamma quando è morta, e fratello del criminale, baby, dice, questa poesia qui disse, non c'ha un euro neanche per comprare, cioè non c'ha una lira per comprare un fiore alla mamma, che ha fatto? Un'altra tomba, ha preso questa rosa e l'ha portata alla mamma. Il custode del cimitero lo fermò e disse, che ha fatto? Ha levato un fiore da là per portare a tu. E che ha fatto? Ho reato? Non c'è nero. Ma per mamma morta qua. Per mia mamma morta che? Levo un fiore e che ho fatto del male? E come mi ha raccontato lui, no? È una sorta di poesia. Io dice sì, levo un fiore da qua, lo metto là, no? Tu che mi fa? Mi chiami le guardie? Per che cosa? Che levo un fiore da una tomba per portare la mia madre che c'ho la lira. Cioè, ma di che stava a parlare? Quante volte, bravo? Allora, stanno a raccontare le storie dei Franchini del criminale, quello vero, eh? Mica io che sono quello fasullo. La tua prima carcerazione, condanna, quando c'è stata? E sì, per sì. Che cosa? Nel 1968, perché mi era aggregato con uno che diceva che era un grande intenditore e mi porta a Barpadana, perché io da qui, da casa nostra, andando a Barpadana sembrava che stava ai parioli a occhi. Perché invece già via Conca d'Oro poi alla fine. Tu e passi. Quindi c'è stata. Lui si era inventato, è entrato da una cantina e ci stavano una serie di negozi, 4-5 abbigliamenti, alimentari, tabaccare e coso. Questo si era inventato che è sceso da
da un portone e mi ha detto guarda che da lì rompiamo solo un par di porte che una è chiusa quando arrivi sotto al fondo scala, arrivi lì, poi entriamo lì e so scegliamo, famo questo, questo e questo. Scegli pure il negozio. E andiamo tipo muratori. Il trapano. Ma vestiti da muratori pure? No, vabbè. Noi perché entriamo da civili, okay. Tipo così, no? Entriamo da civili, praticamente noi volevamo fare solo una cosa, invece, come si dice, l'appetito via mangiando, andiamo lì e mettiamo da parte 3-4 forme, 7-8 prosciutti, lì vestiti così, volevamo fare una scorimbata da quello e quindi abbiamo fatto i buchi da parete che erano dei forlatini, mancava che erano protetti, che magari chi ci lavorava la dice dato passano, certo. Stavano a te da sera andare su la via Concadoro, ma poi su la via principale da sotto niente. Non era considerata, quindi fanno così, insomma fammi le 4 di mattina, alle 4 di mattina dice se stavamo a preparare per organizzare per fare tutti i bagaglietti, la macchina ovviamente rubata, mica era la nostra, per far carico verso le 4 e mezza di mattina. Se c'era la grada, quella che hai visto ancora adesso, c'è stata. Sì, quella che si vede la strada. Se una cenna a luce si vede, quindi erano i fari da pa centrale, sono stato fortunato. Ma, ho contato, ma ne ero, a via Genova c'è stata un'entrata da via Genova e poi sbuchi dall'altra parte. E la gente entra da qui e esce da là. A fa, ma hanno messo a sedere sulla sedia così che i manetti tutto imbracato. E ognuno che o montava o attaccava passava, questo è quello che avete fatto tutti i buchi sotto lo scantinato, boom, pizzone, porca miseria, di vabbè una pizza per due furti c'è sta pure, però ho fatto i conti senza l'oste perché passano 5-6 minuti ne passa un altro, prima a destra poi a sinistra passa, mi è capitato un mancino, poi insomma un'ottantina di schiaffi. Porca miseria. Ci passano lì, ci hanno arrestato, che all'epoca sembrava tanto perché entrava la gente, entrava di notte, andavano al carcere minorile, gli facevano la causa al culo e i 10 un altro furto di mattina, perché da dove stavano la notte a 8 ti scarcerava e i 10 ricarcerato un'altra volta, non io. Ah, dici in generale. In generale. Ma tu quanti anni c'avevi? Io c'avevo 17 anni. 17. 67-68, devo fare 18 anni ancora. Fai così, sembrava un ergastolano, invece c'era uno che aveva ammazzato un suo, la fidanzata, una cosa così, che aveva preso una dodicina d'anni, perché all'epoca se eri minorenne ti davano più o meno una 10 anni, strimpellava la galita, era così. Quelli entravano di notte e di mattina li carceravano. Io all'epoca ho fatto 4 mesi e 20 giorni, pareva che avevo fatto. Chissà che avevo fatto. Nel minorile però. Sì, a Porta Portese. Ah, quelli sono tutti minorile, vecchio, non lo sapevo. Bello quello di Porta Portese che ci hanno girato Sciuscià. A San Michele. Mazzi. Io 2-3 volte a settimana che vado a un centro anziani che mi stanno aiutando per certe pratiche. Ma ci fermo proprio col tre davanti all'entrata, faccio tutto il pezzo, arrivo al mio Patacca perché sta lì, sto centro anziani. Sì, sta dietro il mio Patacca. E io lì mi guardo la porta, non la guardo solo. A tocco così con la mano per tornare indietro nel tempo e c'è sta piano terra tutte e sbarre ovviamente con una specie di intercapetine che tipo zanzariera che non passa niente, lì c'è stava la cucina e tutto e ogni tanto per i media di sigarette un volontario per nappiare i bidoni da mangiare, chi ce va? Allora chi fuma chiava ci vado, ma io non ci andavo per sigaretta, andavo perché di fronte Porta Portese proprio l'arco e andavo lì e mi mettevo così a contemplare la gente che passava. È stata la prima detenzione, cioè lui è partito praticamente con i briganti, sì, che arrotondavano quei blocchetti, quei poi piccoli, furti. Diciamo che non erano neanche furti perché questi blocchetti un po' al cantiere, un po' per strada non era un vero furto, no. Poi da lì i parioli, perché dici non ruba il tufello, ce l'hanno la pelliccia di visone, vado ai parioli, certo, mi faccio il visone, dicevano anziani, io dicevano d'esperienza Angelino,
Torreggiani e compagni, dice che se la fai 500 lire, ma lì vi 2-3 milioni, quindi ci hanno un po' estradato. E poi trovavano i soldi sotto le scatole delle scarpe, che quelle e erano... capitavano pure 2-3 milioni, sì, da 600-700 mila lire. E poi si raccontava tra noi ladri all'epoca che qualcuno ha trovato i brillanti, ha visto, c'hanno il portazucchero, e il brillante mica si rovina quel zucchero, metteva nel coso sotto, e qualcuno che, perché si passava per ora, che capitava, oltre a controllare il letto, i mobili, i comodini e tutto, ti avevi sta zuccheriera, facevi così, e riuscivano fuori i brillanti. Perché no, qualcuno ha trovato. Però dato che ci stava così bianco, tanto abbia la zuccheriera e girarla così in un secondo. Cioè. Ma tu pensa quanti soldi giravano negli anni 60 e negli anni 70 da Vecci, con tanti in casa messi in tre scatole di scarpe, pellicce e brillanti dentro lo zucchero. Sì, c'avevano. I famosi parioli, toccherannacce parioli. Toccherannacce il zuccherieri. E poi ce n'è avuta un'altra di 8 anni, se non sbaglio, di che era, se non ricordo male, la rapina all'American Bank. Tentata, sì. La gente è rivoluta. Tentata rapina. O l'hai no, che tentata. E lui ha detto ho preso una 15 milioni all'epoca. Però hai detto che è rientrato tranquillo, senza sparare, senza... No, come ha detto Fabio prima, io... Per me che il lavoro è sacro, io andavo lì che c'erano io, quelli che dicevano come c'è la nottola, o una 38. La nottola, lo diciamo che tanti non lo sanno perché è una cosa molto storica, è la guardia giurata, si chiamava la nottola perché lavorava di notte, tipo pipistrello. Però chiaramente lavorava pure di giorno, quindi a definizione sempre la nottola, sì, sempre nottola, che era le 10 di mattina. Sentivi a pistola così, se uno se... imparava da come si era messo, perché un'occhiata che fa, che non fa, se mi combruso, se un avvelenato che ti aggredisce lui a te, faceva tutte queste cose. Io gli dicevo, io entro così, una rapinetta all'epoca al supermercato ci stavano un minimo 300 persone. Io vado lì, all'epoca c'avevo una 32 perché pesava di meno, quindi se non te danno qui catenacci te si allargavano i pantaloni, facevo così, avevo una media che non pesava più di tanto. Sta parlando di pistole, che magari non capisco. È dillo? No, di pistole sta parlando. Anzi, una 32 sembra un numero all'otto, era una colta americana. Vado così, calcola più o meno occhio. 300 persone, tra, cioè mi pare più o meno 5-6 casse, cioè perché era grande. Io a un certo punto passi per avvisare, guarda sto qui per prendere due soldi, quindi non ci abbiamo niente con nessuno contro, non va aspettata aggressione niente, che non le facciamo. Vado lì. Rapina educativa. Arriviamo a mezza strada, calcola che sarà stato tutto così. 60-70 metri buoni, quindi a metà, proprio per dimostrargli che non erano chiacchiere di mercato, che non gli si faceva niente, ho poggiato la pistola su una cassa, mi sono scansato 3-4 metri e io e altre persone abbiamo preso solo i soldi. Buongiorno, sembrava che andiamo in giro, invece noi l'aggressione, e se qualcuno mi veniva a chiamare che sapevo che era un guerrafondaio, un manesco, un ciannavo. E poi come vi hanno preso quando ti hanno detto che stanno arrestato? Quando vanno arrestato? No, a banca te devo dire, peggio del pallone. Ma all'epoca non era come adesso che se non fa tutti i documenti e il passaggio dalla macchina. Andavi lì e diceva come ti chiami Fabio, guarda mi devi dare la macchina, fa quanto ci metti a fare il passaggio? 10 giorni, veramente quei giorni stavano dentro andune, quindi se a me mi fermavano i guardi o a chi per me, mica potevo dire che era la mia macchina, dovevo dire che di Fabio perché il passaggio non era fatto. Non era ancora fatto. Allora c'è stava un ragazzo che qui è da piagne, fa ancora il filamento. Al via Corso Trieste c'era questa macchina qua che aveva comprato l'antica, se lo ricordiamo ancora Augusto, c'aveva Augusto la macchina, quindi veramente la macchina risultava Augusto, no? Al ferramenta, una nottola
te dico la verità, perché se non mentirei, sono venuto a guardare la banca io alle 10 di sera, è chiusa, poco traffico, a notte la non c'era, il famoso vigile che oggi così è definito. La mattina mi sono scelta la strada, all'epoca andavano dei moto in Loden, quindi io vado con l'Oden così, con un cappello tipo questo, che però c'è buio, certo, diventa bassa montagna, gli fai buio, tiri giù e diventa bassa montagna. Io passo così, la nottola che poi probabilmente ci ha fatto condannare, o quantomeno ha dato lì l'indizio alla squadra motore da venirci a fare le perquise. Perché voi stavo anche qui comprata, senza passaggio, arriverà dopo, risultava un delinquente come noi. Quindi che succede? Che io sto tranquillo, c'avevo la parte mia di soldi, che i soldi non mi facevano niente, perché gli dicevo papà fa il fruttivendolo, sono soldi compravendita, quindi che ti dicevano? A nottola che come sono arrivato lì fa, sì, ma arrivati, stava lì che faceva il galletto a inizio che pareva, invece 50 metri, 30 metri, 20 metri, a 10 metri, lo sai che ha fatto, ha preso, boom, e si è andato. Quindi a nottola non c'era più. È scappato durante la vita. È scappato proprio. Che poi mi ha sistemato per le feste. Perché lui non solo è scappato, ma quando mi hanno fermato i guardi a me, ad altri due. Ad altri due o tre, se ne esce. La macchina era del ladro. Però il guidatore è uno che ancora adesso fa capinamento, cioè si è aperto un negozietto perché a forza ora, però dulcis in fondo si udimo e da piano l'ho aiutato, 7 anni di carcere, incensurato perché la notte l'ha detto, l'ho visto io mentre piava le misure nella banca e tutto. Quello invece la banca sta qui, lui è fermento, corso di essere, a venire al tufello veniamo da qui, va a lavorare, passa là, ci passava davvero. Ma no che si fermava a guardare la banca. Ma non c'entrava niente lui con la rapina. Io neanche lo conoscevo, ma pensa che storia. Ma hanno presentato, i guardi in centrale. Perciò, tu avevi fatto la rapina, cioè, e la nottola te l'ha riconosciuto. Io ho detto di no, però, ma ovviamente. Ma tu so di a te. Okay. O sai perché ti dico così? Che me fanno? Ho fatto 8 anni di carcere, certo. Al primo giorno sono uscito a fine pena, ho pagata, quindi se possibile. Sì, sì, assolutamente, perché poi Tommaso le ha pagate tutte. È stato arrestato uno che non c'entrava niente solo perché passava lì vanno al lavoro. Certo. Assurda sta cosa, se ci pensi. Ma qualche giorno vedo se ore dopo vado a trovare casa, ma ve lo faccio vedere. Ma voi ovviamente l'avete detto, lui non c'entrava niente, ma non vanno creduto. No, non vanno creduto, a me, perché i rapinatori. I rapinatori erano 4, mi fermano a me, tra virgolette, e quelli dell'antirapina dice per adesso vanno preso a te e lui, da qui se non escono fuori gli altri rapinatori ci fate notte qua e poi vado al magistrato. Invece a me dopo 2-3 ore mi hanno visto a me reticente a base de, tra virgolette del ladro dimopratico. L'ultima cosa che fa è confesso o fa spia, dice, era pure quello. Quindi io dico hanno fatto un 4 la rapina, ci avete fermato un 2 a guardia all'antirapina, giustamente. Quello lì, se no non smettevano da via attaccarci, ci facevo notte. Dico, senti, voi fate il lavoro nostro, mo a torto ragione per me questo è un lavoro, quindi a me mi hai preso. E quell'altro chi è, io ho detto. Quando ha detto così hanno fatto la faccia un po', porca miseria, questo non è che non sa. Cioè sa l'altri due, che poi sarebbero 3, se andiamo a contare i 4, perché per lui non c'era mico un punto, certo. Come la mia dove. Quel poraccio uno del ferramenta che c'entrava niente. E la guardia, dopo 3-4 ore, si è mezza convinta di me che c'è male sì e basta. Quello non lo conosco neanche, ma avete presentato voi. E proprio che lì si sono rese, perché questo, immagina se gli dicevano che ha fatto la rapina, e quello ha voglia che gli davano i carci gli schiaffi.
Dice io, ma qual è rapito? Ma era pure incensurato, qua dicevi. Incensurato, venne venire chi caccia lì. C'è nessuna. Quello diceva, ma che fa, ma restano pure a me. Io dico, che poi mi hanno prestato di Catania. Si te le va a te, e la rapinatore, se io ne mancano tre, a guardia, ha detto, siete in due, ma noi ho detto, siamo uno, perché siete voi che dovete capire che questo... Soliti dal padrone, dal titolare, gli hanno detto questo lavora la mattina alla sera. Vabbè, a nottola ci ha sistemato prima col verbale, poi per caricare ancora di più viene in tribunale il giorno del processo, serio, secondo lui era serio, e il PM fa qualche raminatore sta qui a sede sulle panche, serio fa, quello... E quello ho visto io. Gli stavo per dire, ho detto, se no mi dà più anni, fammi sta zitto, io lo dico, ma che mi ha visto che sei scappato? Ma che ha visto? Eh sì, che era quello che era scappato all'inizio. Ti ha visto scappando. Cioè, non ero obbligato io, perché mica ho fatto arrestare io, t'hanno arrestato i guardie che hanno fatto. Però gli ho fatto fare tutta la carcerazione. Dove vai? In Abruzzo, Fibbia, guarda che nemico, fa così, ho sempre tenuto con me, diciamo, tra virgolette, sotto scorta, e poi siamo andati a Perugia, ho fatto venire lì, abbiamo fatto 2-3 anni a Perugia, e il minimo che ho potuto fare questo, e quando è uscito, stava a piedi, gli ho comprato la macchina, gli ho detto, guarda, io non sono obbligato. Solo che già sei nell'aiella, poi dici il criminale, alla fine nessuno l'ha aiutato lui. Sì. Quindi gli ho dato una mano così, si è rimesso un po' a posto, due soldi gli ho dato, la macchina gli ho fatta e lì da lavoro. Niente, poi tu c'hai avuto un'altra condanna, cioè più pesante e molto più lunga. Sì. E quanti sono stati anni consecutivi? 22. E senti una cosa, qual è stato il reato? Per questi 22 anni. E beh, te devo dire la verità, se vuol dire tipo Gasparino il Carbonaro, non era né una lite trabbante, né per niente, la famosa passatella, come ricordava Fabio, il coltello lì, e quello anziché fa l'imbriaco, sì, un po' aggressivo, però a dimo t'ammazzo, faccio, aggressivo è una cosa. Temino è un'altra cosa, t'ammazzo. E quindi posso mi sono organizzato con un coltellaccio. E quindi hai pagato per omicidio. Insisteva. Come si dice? Morte tua, vita mia. Non è che tu mi hai detto temino, mi ha detto t'ammazzo. Mezzo delinquente ero diventato. E quindi hai pagato per omicidio. Dico bene. Quindi ti ammazzo, non mi ammazzi, se ti affianco il coltellaccio così ti ammazzo. Ma è stata una reazione immediata o lui ha cercato poi pure di... No, non c'avevo chance, perché dico che ne so, sì, mi ammazza davvero. 40 anni fa qualcosa mi sfugge, poi certo. Calcola che io so in recupero, capito? Certo. Ma tu cioè, hai provato a occludere il corpo, a nasconderlo, oppure ti sei consegnato? No, sono lì, ho camminato con la ierba, prima una manica, ovviamente rubata, mica mia. Su per l'avversato lì, stavamo tutte le vigne nuove. Va lì, c'è una specie di ponticello che è in cavalcavia, non so se lo conoscete, che mo è diventata una mezza città da qui. Sì, prima, sì. Prima era solo prato e ci si andava a Pasquetta, se volevo, a far picchenicche. Vado lì, c'è stava lei, una barca, una settantina di centimetri buoni. Accosta la macchina, apro lo sportello, oddio, un po' di forza avevo pagato, quindi non era come adesso. Io ho butto dentro, de notte, con l'erba alta e tutto, mi io sembrava, trovo. No, subito no, mi sembrava certo. Che non si vedeva. Ma ucciso con una invece coltellata, la... sì? Con una coltellata l'ho ucciso? Una e mezza lì. Ma dove? Ricordi tutto quello che vuoi dire, lo dici, quello che non vuoi dire, non lo dici. No, vabbè, che si dice, tanto muori, io ho vita che la coltellata. Ci ha fatto la condanna. Guarda, tanto
Se... No, perché dove l'hai preso? E beh, diciamo intorno al petto, più o meno, ma non è che sono stato a guardare. Ma sì, è stato poi magari istintivo. La mattina, di notte ho buttato, diciamo così, ho depositato il morto. L'erba alta, mi hanno raccontato dove le guardie, passa un autista con una specie di tir alto e da soprassutto, così a piano terra, un si vede, era coperto dall'erba. Invece da sopra il peso del corpo ha fatto la forma dell'erba. E questa ha visto. Si vedeva, perciò. Sì. E questa ha vista, per fatta a breve, vengono i guardi e stupì e come. Mi ricordo bene, guarda, mi ricordo bene, sono. È il giorno adesso, ancora non mi ricordo. E i guardi in borghese, no? Per andare alla pia. Guarda lui, come se veniva un autobus, si è buttato sull'autobus per svegliare e invece guarda che hanno fatto, hanno fermato l'autobus e ti ha dato un ma e ti devono arrestare per questo omicidio. Ha preso l'autobus e lui cammina così, ma dietro c'erano altri occhi e vedeva i guardi che hanno preso, quando si è fermato l'autobus ha fatto per svegliare, vuoi buttare sull'autobus? Invece hanno visto che hanno fermato l'autobus e così. 96. E poi nel 2010, 2011, io da presidente, dal calcio presidente, che già descriviamo, che tu dal 96 al 2011 era un sacco d'anni che non si vedevamo. Vengo da presidente che io facevo, sto venendo, vengo al penale della Bibbia. E il giorno che mi hanno portato, guarda io, esco dall'infermeria, che ti fanno tutte le visite quando te li aspetti sulla carcere, no? Lui sta in terza sezione, appoggiato così sul muro, dico, dopo tutti questi anni, fammi vedere se mi si ricorda, i sacchi neri. Passo e voglio far vago. Guarda lui. E che te pensavi che te riconoscevo? Te lo dici. Sì, perché mai eri ragazzino te praticamente. Ha visto ragazzino che siete più figli. Sì, sì, chi c'è qua? Come mi hanno fatto poco prima, qualche annetto prima, momenti moro per il numero 12, mi ha fatto un salvataggio lui con Osvaldo. Ma dai, m'hanno caricato. Osvaldo, sì. Poraschi. Sì, Poi c'è avuto problemi con Osvaldo. Ma non mi ricordo nulla, perché si vede che c'era la roba, perché loro erano così. Io c'ho il boxer, il vecchio boxer. Boxer 2, quello oscuro. Io Osvaldo con il boxer, ma c'è Osvaldo sul boxer. Passavo ai bagni del mercato, io sono uno, ho occhio orecchio, ho stato di. Cioè mentre passi lì, tu filo, io filo, no? E vedo, tu cambi per terra, che ho dai scarpe riconosciuto. Ma tu vedi, mi sva, questo è Tommaso, che? Come fai? Cosa ha fatto Sguardo? Si è preso così. Si è caricato le spalle col boxer mio e i tarpertini. Due sul boxer? No, sono sbardannato. Ah, okay. I tarpertini, così. Per pollice io per qua dico, detto cazzo sta sfatto, come cazzo sta zio? Amici, lo passato tutti e due, lo sbaglio il boxer dietro, tutto a posto. C'è ferma di quelle 10 anni un po' allucinato. Ma quindi c'è avuto pure problemi con la droga? Che anno era perché è successa sta cosa? Ti ricordi? Beh, prima dell'ultima carcerazione, ma molto prima. Eh sì, era 94, non è stato l'ultima volta. L'ultima volta è 94 ore. E ho fatto 2016, quindi sono 22. E quindi poi ti sei fatto 22 anni con la condanna per questo omicidio? No, beh, avevo fatto un po'. C'era il cumulo, ci dicevi pure. No, perché ci guadagnavo, non è che ci rimettevo. A rapina avevo pagata, però c'era qualcosa in sospetto, allora famo trentennale, il cosiddetto cumulo, che è una cosa legittima giuridica, faccio il cumulo così, ho detto se no devo fare 2 anni qua, minimo 20 anni noi mi danno, faccio lì, avrei fatto di più a d'Italia. Invece la famosa Iella, ho fatto il cumulo. Però invece di 30 anni me ne hanno fatti fare 37 perché l'anno di prima mi hanno considerato, mi hanno fatti fare. Perché? Cosa giuridica, poi dovevi fare quella mondiale per dire. Tu hai pagato per 2 omicidi, non per uno solo, per 2 quindi. Sì, ma il cumulo, più non gli hanno riconosciuto prima del precedente. Guida senza patente, e il cumulo poi racchiude tutto, tu fai l'istanza, e, che ne so, 4 mesi parti con 80 che avevo gridavano, adesso non lo so, quindi... 10 mesi per tentato furto, 4 mesi, quindi andava a comune qualche cosa che
che succede con... Vuol dire che senti oggi? Allora, ti fermo oggi con coltello, ti fermo domani per mano rubato, ti fermo domani con la canna, ti fermo domani con la botta, domani per una rissa. Poi tutto insieme. Per cui, allora, fino a 17 anni, che sei minorenne, sei imputabile. A 18 anni, ti hai rotto il primo e ti hai dovuto fare 2-3 anni di sociali, di cose. Sì. Sennò le cappe perché ti portano in carcere o dentro la comunità, Che tu lì, un'altra cosa che c'è ancora a dire, sai che a fare queste cappellate? Sì, perché dici la canna, il coltello, e poi non bisogno. Ti fai il cumulo, perché il cumulo le trovi accumula 3-4 anni di carcere così come niente. Se vuole fa, fate un cazzo le pare, se no, con il cicalone, penco come lo schiaffato dal culo e fate la spiaggia sopra. È così io. Ormai abbiamo creato un detto praticamente. Io invece. Come al solito gelato, il pallone gelato, il cocomero gelato, quello gelato non mi hanno considerato l'anno che ho fatto prima, invece di 30 anni ne ho fatti 37. Che se provo a ammazzare una persona? Beh, te devo dire la verità, oggi come oggi c'è da riflettere, invece prima per me uno fa il mutatore, uno fa il cuoco, uno fa un macellaro, ti dico la verità, mi sembrava normale, io invece del morto vedevo un manichino, lo so, è brutto a dire. No, beh, hai detto però quello che tu vedevi al tempo, perciò. O non me rendevo conto, forse, non lo so. Mi dicevano un giornata di volo in carcere, che facevo? No, beh, non sono stato a dormire. Prima di tutto che ancora ce la facevamo a fare. Io per i carcerati sono il mister, all'inizio carcere, all'inizio all'inizio. Però quando stavi carcerato, a che ora ti svegli? E beh, quando entri per i 2-3 giorni, poi ti chiedi a piangere che ti svegli subito, la notte stai sveglio. Cioè l'idea che stai là, dove io mi fa 22 anni. Te fa 44, perché praticamente di giorno e di notte sta sveglio. Perciò sono 44, già. Certo. Non c'hai più il fatto che dormi. No, è il fatto che hai detto stai in lucidità, capito? Non è che stai facendo terapia o cose, stiamo alla galera. No, anch'io come mi sono fatti, a peso al doppio so. Entra da roda tutto meno che. Mo ultimamente un mese fa ho smesso di essere un po' messo male. Sono venuto qui, c'era pure Fabio, ho parlato con mio fratello. Dice guarda, non vedi come stai? Dico guarda, quant'è che vengo più? Ho detto, sono venuto qui solo perché divento normale. Se ti hanno invitato, io ho detto bene, il giorno dopo hanno fatto il giro, mi hanno trovato questo qui, non bevo più, praticamente vado acqua. Se ne aranciatina ancora male. Io lo adoro, lo penso perché lo so profondamente chi è, capito? Che me. Se mi diventi che sa brutto che è, io mi incazzo. È come se cazza lui, come se bevo io. La stessa cosa. Cioè, te trovo tutto quanto e te do la mano, che io. Va aiutato. Già sarà fatto. Va aiutato a vicenda. Siamo bene. Fatto giusto. Sono contento per me, però io dedicarità mi sono concentrato per me stesso, però in modo particolare per il presidente, mio fratello, perché quando mi vedeva o gli dicevano che non stavo bene, era angustiato, avvelenato, poi c'è avuto una specie di hic, adesso ho detto, ma niente che gli faccio se incalza per me. Peggiorare la situazione sanitaria, quindi sono proprio venuto qua, ho detto guarda, l'ultima volta ho bevuto ieri, adesso ho i postumi, ho detto, però dice perché sei venuto? Perché non devo bere più, gli ho detto, per strada non ci devo stare, che non è, no, tra virgolette, non manco tanto giusto, vuoi tornare al quartiere mio? Il tuo zio sotto casa, di Carmino mora al campo, giusto, ho aperto io nel 63, dico fammi stare qua, giusto. Quindi io sono stato più o meno 3-4 giorni deluso e tutto quanto, però ho detto, 22 anni, giustamente ha detto Fabio, se ti butti sulla disgrazia, diventa 44. Diventa 44. Quindi io quel poco che ho potuto fare, ho detto, io al massimo devo fare la metà, di più non devo fare. Sono riuscito a fare 22 anni come? Entro e conoscenza in generale, conosci Tizio, conosci Caio. La prima cosa che chiedo al presidente e Tonino e questi, dico portami il completo da giocatore di Scarpini,
sono sceso in giù, la gente, qualcuno vecchio mi conosceva. Ho cominciato così, ho fatto la domandina, venne a lavorare, e prime due cose, e due, tre, passa tempo come calciatore. Cioè lo sport ti ha aiutato in carcere tantissimo. Oh, io sport, lavoro e scuola, ho fatto un trittico, ho unito tutte e tre le cose, e poi ultimamente sono riuscito a fare pure teatro. Il teatro, che infatti poi hai detto che ti potevano scrivere attore. E quindi la giornata tipo qual era? Cioè ti svegliavi la mattina? La mattina mi alzavo alle 8, dovevo stare in piedi perché facevo... C'è la punta che... Fa... Sì. C'è la punta, non c'è la... Però una cena c'è sta punta e in cena poi sta in 5 oppure dopo anni c'è da solo. Sì. Per esempio la punta sta presenti tutti quanti con letti sì, preparati. Sì. Che educazione liberiana. De delusione, ho fatto la domandina per andare a lavorare, ma hanno preso neanche una ventina di giorni, ma hanno inserito. Poi il lavoro, mi vedevano giocare, mi vedevano lavorare, impegnato sempre, cioè c'è l'aria verde. Saranno 100%, è più grosso dello stadio olimpico. Pallone, lavoro, scuola e volontario. Quindi quando rientravo, perché facevano i colloqui fino ai 2:30, 3, quindi si rimediavano 10-15 sacchi, che gli dovevo apparecchiare tutto, che la gente, i bicchieri, i piatti, tutte le cose in più. Una sorta di festa popolare a carcere, cioè, i più giovani che ci stava la vedi, che poi c'è stata la festa della famiglia che fanno 5 ore del carcere all'aria, tutti insieme con la famiglia, che loro anziani del carcere che non ci stanno là e danno disponibilità e sostegno a tutte quante le famiglie, no? Bastavano, cioè, chi serviva i piatti, chi buttava la messa, capito? Sì, certo. Poi io mi ricordo bene che ci sono carcerato insieme, lavorava alla Moffa. La Moffa sarebbe la manutenzione del carcere. Ah, la manutenzione. E lui lavorava alla Moffa di parte lui. Così ti occupavi la giornata, nel senso. Giorno che sei uscito. Sì. Libero. Beh, mi è venuto a Pier Presidente con Riccardino, sono venuti a qui a Riccardino. Dimmi l'emozione. Quindi ti devo dire, non mi ha fatto un grande effetto emotivo. A posto di grossa. Sono uscito, portavo un po' di bagagli, di libri, così, e mentre camminavo mi sono domandato da solo: ammazza, hai fatto 22 anni, hai fatto, sembrava che stava a parlare con un'altra persona. E guardi che smontano e smontano, e guardi che poi ci fai un po' di... ci fai c'è di confidenza, eccetera, eccetera. La guardia carceraria sono loro i castellani, che fino alla fine della vita sono lì dentro. E noi ci devo convivere. Non ci potrà mai stare uno scontro con loro, perché... Stare insieme. Sì, sì, devo solo convivere e condividere. E rispetto che sta, tra guardie carcerarie e detenuto. Ci deve stare per forza, perché devo condividere lì. A vita non so quelli se non fai il cazzo dei guardie, Vero. Quindi io esco, mentre faccio questo percorso che partendo dalla sezione mia a uscire fuori dal carcere, calcola per i 100, una mezza chilometrata da sicuro, e i guardie, in particolare quelli della sezione, che poi mi conoscono tutti, perché a Lega Ambiente il volontario e i guardie fanno i turni, io sono sempre lo stesso, tutte le guardie dell'area verde, le guardie della scuola, le guardie del lavoro. Ciao ciao, come va? E qualcuno mi ha detto, dice, ammazza, c'è la faccia normale, pare che non ha fatto niente. Qualche guardia mi ha detto. Sono uscito e il presidente con un amichetto che abita qui di fronte, esco con i bagagli così e il presidente, preoccupato più di me, no? Perché ha fatto quel ragionamento dell'effetto, dice, come vado? Ma come stai? Normale. Gli ho detto normale. Tranquillo. Non so proprio. Se è il carattere, non so che dici. Sicuramente è il carattere comunque. Ma cioè proprio tu a vedersi, innanzitutto diciamo che tutta la tua storia mai si. Cioè, come si dice, la collegheresti a lui. A vederlo sì. Sembri proprio sereno, tranquillo. Sì, sembra un'altra persona. Un'altra persona. Ma tu quando sei uscito, dopo 22 anni, hai visto un mondo diverso? Hai visto i ragazzini con sì, i smartphone? L'impressione subito che poi io, mo, ultimamente perché ho fatto il diavolo, no, però di solito scrivo, faccio osservazioni, sono pure bravina a scrivere, che è abituato al teatro, quindi certo. L'ho sfruttato pure
sotto poesia e racconti, niente. L'unica cosa che ho notato subito, perché monti in macchina, arrivi qui, quindi è mezzo deserto, per me era un deserto, non c'era il caos. Però ho cominciato a far male, si è già in piazza, a Piallaudo. Dove stai? Sto a casa. Quella sicuramente, perché gli ha risposto, gli ha detto a te, io sto sull'auto, sono venuto a fare una visita, a privacy che dicono, no? Quindi se tu ti metti lì con un registratore, senti quello che va all'ospedale, quello che gli hanno truffato, quello che non c'ha i soldi per pagare la prigione col gas. E poi io ho osservato, secondo me, dal punto di vista mio, non è vero che non c'è più la comunicazione, è diversa. Cioè tu come la vedi adesso? È no, cambiata. Adesso si dice, è il luogo comune che non si parla più, invece no, è diverso il tipo d'approccio, perché ti posso confermare che se io incontro un amico, quando vado a lavorare qui che ci metto un minuto e mezzo, per andare al bar a piatta e un caffè ne perso 5 minuti, invece adesso col telefonino la partenza dell'auto, e mi è capitato a me che la gente al capolinea ancora stava di sto fa da mangiare, sto all'ospedale. Cioè comunicano a distanza, in sì, come se ci fossero dei ricetrasmittenti. E poi ti dico la verità, non in ultimo, hanno un tipo di linguaggio secondo me che imparano più a parlare, sai, i vedo più sciorti, più italiani, nel senso che parli quasi sempre da cafone, tra virgolette. Qui invece lì costretti, se no si capisce male, se imparano a parlare, parlano meglio l'italiano e insomma li vedo meglio su tante cose. L'unica cosa che ho osservato, oltre sto fatto del discorso che la cambia la comunicazione, mi danno l'impressione a me che quando parlano, non avendo la figura davanti, l'alter ego, definiamolo così, parlano come se so altre persone, che io sento quello che dicono, quello lì che ne so, è povero, dico una stupidaggine. Si atteggia al ricco al invece, telefono. No, non è che si atteggia, parla come un ricco. La comunicazione non solo è più lunga, ma addirittura è più perfezionata. Giustamente Tommaso ci ha raccontato lunghe detenzioni, quello che ha potuto fare anche per passarle meglio, perciò trova lo sport, lo studio, il teatro, anche il lavoro. Cioè, diciamo, cioè, per scoprire valori come il teatro, la lettura, la poesia, paradossalmente l'ha scoperti in carcere, magari li scoprirà fuori, in carcere non c'è. Ha iniziato a scrivere in carcere. Giusto, insomma. Quindi che poi comunque la libertà ti è mancata, la libertà del cuore. Sì, cioè, io infatti prima da fare tutte queste cosette così di letteratura, c'aveva la partenza del cruciverba. La libertà è il valore più importante. La libertà è il tempo. Cioè, il tempo non si compra, quindi sicuramente Cicalone sta facendo bellissimi video e porta a sé storie crude di vita vera, però il messaggio è proprio invece che chi guarda e pensa che le cose più importanti sono la libertà e il tempo. E ma quindi sbaglia paga, e quindi te non sbaglia in questo modo. Cioè non c'ho di casca più in certe direzioni, capito? Perché poi amo la famiglia e amo la vita, amo i compagni e non devo più perdere, devo stare così, tutti abbracciati, tutti quanti, a farsi del bene. Poi quel male che ho sofferto io, ma ormai hanno sofferto loro, perché pensiamo a peccarci che viene a trovare tutto quanto è una spesa, una sofferenza che un papà che ti manca, un motivo mentale, devo stare proprio così, bene, il benessere e fa la vita è tranquilla e basta con sta cazzo della vita, questi rompimenti coglioni, detto di. E quindi dopo tutto quello che hai sofferto, dopo tutto quello che hai tribolato, dopo tutto quello che hai passato, il male che ti sei fatto e che hai fatto a quelli che ti stavano attorno, esatto, avresti fatto scelte diverse. Oggi però c'è, come dici tu, bravo. Avresti fatto scelte diverse, non gli avresti regalato l'anni che gli hai regalato a uno stato, avresti pensato più alla vita tua, che è quello il messaggio fondamentalmente che magari adesso con la palestra che stai a fare e tutto quanto dai ai ragazzi. Credo che siano stati sviscerati veramente tanti argomenti, tante cose, tante curiosità. Poi comunque la memoria storica del zio Tommaso è fondamentale, magari
se volete qualche altro video, qualche altra cosa, Fabio e Tommaso si sono raccontati, vanno presi come esempio, ragazzi, ma vanno presi come un esempio positivo, perché se lui ti racconta che ha fatto il carcere non è perché si sta vantando, è il contrario, sta dicendo io vorrei dirti a te non lo fare, che è la cosa più importante, è un messaggio, cioè, non lo pensate come una... come va racconto io sembra quasi una comica, invece in realtà è un pianto nascosto, quindi è meglio stare quasi a digiuno, a mangiare un pezzo di pane sì, ma quasi a digiuno sì, quindi va bene così. Ciao, vi salutiamo, scrivete nei commenti tutte le domande che volete, tanto le leggiamo. Ciao, ciao, un abbraccione.